non dal verde. Fermi, calma, dividiamo le cose, andiamo. Una buona serata a tutti, edizione della notte del nostro giornale, in sintesi i principali fatti della giornata. Avete già visto dalle immagini della nostra copertina i cortei per il Fridays for Future, il terzo sciopero per manifestare sul clima e l'ambiente. Moltissime sono state le persone che hanno partecipato, milioni di giovani in tutta Italia, così come nel resto del mondo, per richiamare i governi alla loro responsabilità per quanto riguarda i cambiamenti climatici. La figura simbolo è stata l'attivista svedese Greta Thunberg, che su Twitter ha mandato le foto delle immagini spettacolari di quanto è successo nelle principali città italiane, Roma, Milano, Torino e Bari. Su questo è intervenuto anche il premier italiano Conte, sottolineando la straordinarietà delle immagini. Da parte mia e del governo ci sarà il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete, e abbiamo tutti una grande responsabilità. Anche la provincia di Poggia non si è sottratta all'appuntamento di Fridays for Future. Nel capoluogo d'anno sono circa 2000 gli studenti che sono scesi in piazza. L'iniziativa dunque mette in evidenza come tra 11 anni non sarà più possibile ritornare alla situazione di partenza. Tra l'altro gli stessi studenti hanno incontrato il prefetto di Poggia Grassi, che si è detto disponibile a convocare un tavolo istituzionale per iniziare un percorso di riconversione sul territorio. È stato presentato questa sera a Cerignola nel Poggiano il libro di Sara Ciabardoni, L'amore che so, alla presenza della mamma e di tutti i ragazzi e docenti dell'Istituto Comprensivo Don Bosco Battisti, che tra l'altro proprio questa mattina ha realizzato un interessante evento inerente a Fridays for Future, di cui parleremo ampiamente domani nel corso del nostro giornale. Tantissime erano le persone che non sono mancate a questo appuntamento. Per l'amministrazione comunale Ufantina c'era il sindaco Mette, l'assessore alle politiche sociali Rino Pezzano, di cui forniremo servizi ed interviste nella edizione di weekend sabato di domani. Il Club UNESCO di Apricena ha presentato in conferenza stampa una 3 giorni dedicata alla dieta mediterranea. I dettagli. Dal 27 al 29 di settembre torna il Festival della Dieta Mediterranea qui ad Alberona, organizzata dal Club per l'UNESCO. Quest'anno il tema, settima edizione, il tema è quello della sostenibilità e della identità. Il messaggio che vorremmo mandare è proprio questo, che conosciamo meglio le nostre identità, nel caso di specie quelle agroalimentari, e cerchiamo poi di valorizzarle, cercando anche di capire qual è il sistema oggi innovativo di coltivazione e di allevamento, però vorremmo, con l'aiuto e il supporto della scienza, comprendere se tutto quello che si fa nel nostro territorio è comunque rispettoso dei principi della sostenibilità, di cui ormai non se ne può fare a meno. 3 giornate divise su 3 comuni, Troia, Lucera ed Alberona. Ci saranno una serie di laboratori, convegni scientifici, workshop con esperti, con anche scienziati, no? Senz'altro, siamo molto soddisfatti, molto felici, perché quest'anno il festival ha assunto una piega territoriale più ampia, perché innanzitutto abbiamo avuto il patrocinio di diversi comuni dei Monti Dauni.
la pagina sportiva. Adesso incominciamo parlando di pallavolo, perché domani ci sarà il secondo appuntamento con le amichevoli pre-season per la pallavolo Cirignola, che affronterà la formazione del Castellaneta. Per quanto riguarda il calcio, domani sesta giornata del campionato di Serie A con tre anticipi, si parte alle 15 con la sfida dello Stadium di Torino tra Juventus e SPAL. La squadra ospite cerca il riscatto dopo il 3-1 contro il Lecce, mentre la Juventus è reduce da un buon successo ottenuto nel turno infrasettimanale. L'Inter invece sarà ospite della Sampdoria Genova, mentre il Sassuolo cerca il riscatto affrontando in casa l'Atalanta. È tutto per l'edizione della notte di Speciale News Web 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 9 con Weekend Sabato. Buon proseguimento di serata.